Ragazzi, arriviamo subito al dunque. Padova Virtus Verona 4-1. Giochiamo bene, iniziamo bene e nonostante ciò subiamo il gol dello svantaggio di nuovo. Al sesto minuto questa volta, Meic servito da Calabrese. E continuiamo a giocare bene nonostante il gol subito, continuiamo a creare, creare, creare. Ma Sibi si rivela una spina nel fianco sempre per noi. Non mi è piaciuto tanto Valente, lo dico subito, ha anche sbagliato un gol clamoroso, però si rifarà. Dobbiamo pensare positivo, andiamo avanti così, ragazzi, nel secondo tempo ci siamo subito dati una regolata. Abbiamo continuato a giocare bene e abbiamo trovato il gol con Villa. Sibi non è più impenetrabile perché sbaglia su quel tiro dalla lunga distanza di Villa. E da lì il Padova continua a premere, continua ad andare avanti, ci riprova Bianchi dopo che nel primo tempo l'aveva tentato ma non era riuscito a centrare la porta, ci riprova e stavolta segna, è il gol che chiude la partita perché è il gol vittoria. Poi vabbè, dilaghiamo perché dopo il gol di Bianchi, secondo in campionato per lui, arriva il rigore. E ragazzi, è importantissimo perché si sblocca Alberto Spagnoli. Va benissimo anche su rigore, sperando che ora che si è sbloccato possa segnare anche su azione. Grande comunque prova di Bortolussi nel primo tempo, ha avuto qualche occasione, però come abbiamo detto, il Padova nonostante stesse giocando bene non riusciva a trovare la via del gol anche grazie all'estremo difensore, se non sbaglio, del Gambia. E fatto sta che Sibi, l'abbiamo sempre visto anche gli anni scorsi, ogni volta che vede il Padova deve fare il fenomeno. Fatto sta che dopo il rigore di Spagnoli la partita praticamente si conclude lì, ragazzi. Infatti l'ho detto sul 2-1 di Bianchi, ho detto dobbiamo continuare così. Hanno avuto qualche occasione per provare a fare il 2-2, ma non ci sono riusciti. De Marchi ha fatto una grande prova di sacrificio, mai pericoloso in realtà in zona offensiva. E ci ha provato tanto Calabrese, ancora Meic. Anche Zarpellon quando è entrato, ma niente da fare. Il Padova sul 2-1 è andato ancora di più, ha messo la quinta, ha fatto il 3-1 con Spagnoli che è entrato bene, nonostante il gol ha anche fatto delle ottime sponde, degli ottimi controlli, si è mosso bene e sono contentissimo per lui perché si è sbloccato. E dopo i 6 minuti di recupero ho detto, vabbè, la finisce così il Padova come con la Provercelli con lo stesso risultato, solo che stavolta è 3-1 e non 1-3 perché siamo in casa. E invece no, ragazzi, addirittura il 4 con Michael Liguori. Mamma mia, super contento anche per lui. Terzo gol per il nostro numero 21. Cosa c'è da dire, ragazzi? Abbiamo giocato bene sia nel primo tempo sia nel secondo, e nel secondo abbiamo legittimato il nostro vantaggio. E ora devo dire una cosa: salutatela capolista, perché il Vicenza Almenti ha battuto con un nostro ex Zamparo il Renate. Mamma mia, la prima sconfitta del Renate, e invece noi 6 di fila abbiamo eguagliato l'inizio di Pavanel. Mamma mia, questo Andreoletti mi ha sorpreso alla grande. Questi giocatori mi stanno regalando delle gioie, ma non avevo dubbi sui giocatori in sé. Ho sempre stimato e supportato il gruppo, e visto che è quasi interamente uguale a quello dell'anno scorso, lo sanno benissimo anche loro. Però non mi aspettavo un Padova così e non mi aspettavo le rivali così. Intanto non mi aspettavo il Renate così in alto, non mi aspettavo la Triestina così in basso, la Feralbi-Salò idem, e il Vicenza che è partito un po' a rilento, ma si sta facendo sentire. Ragazzi, Renate a meno 3, il Vicenza a meno 4. Sono lì, eh. Sono lì. Dobbiamo stare calmi, andare avanti così.
trasferta contro la Pro Patria e poi c'è il derby col Vicenza. Mi raccomando, un passo alla volta. Prima Pro Patria, sabato. Ve lo dico, dovrei essere a casa per vederla in TV e fare anche la live reaction. L'anno scorso, se non sbaglio era l'anno scorso, sì, l'ho vista con Walter quella partita. Non so se lui sarà libero, ma potrei anche vederla con lui. Aveva portato bene l'altra volta. Ragazzi, io non so cos'altro dire. Non so cos'altro dire, ho detto tutto. Il Padova è primo da solo, 18 punti, ragazzi. Mamma mia, contentissimo. Contentissimo della reazione. Io voglio ringraziare dal primo all'ultimo quelli che hanno giocato, ma anche quelli che non sono entrati. Ringrazio il mister e ringrazio anche i tifosi, che magari qualche tifoso c'era comunque lì. Io avrei voluto andare allo stadio, l'ho detto anche nella live reaction, ma ho avuto altre problematiche, quindi non ho potuto farlo. Però se ci sarà l'occasione, io ve lo dico, io per questi ragazzi allo stadio ci andrei. Non dico che ci posso andare tutte le volte, però io ci andrei quando posso. Ragazzi, alla prossima, un bel like, iscrivetevi al canale, siamo sempre più vicini ai 1000 iscritti. Mi raccomando, supportatemi e supportiamo questi ragazzi. Sempre forza Padova! Siamo la capolista! Ale, ale, ale!